E salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo utente con Apple Zain. Oggi andremo a provare questo, ovvero il nuovo caricatore MagSafe. Andremo a fare un unboxing e a vedere come funziona con iPhone. Ragazzi, prima di iniziare vi ricordo che qui sotto in descrizione c'è il link per attivare il vostro Apple Zain Pass, ovvero assistenza Apple dedicata da parte mia, consulenza Apple dedicata da parte mia ed ovviamente la partecipazione a contest mensili dove si vincono fantastici premi Apple. In descrizione trovate come riscattare gratuitamente il vostro Apple Zain Pass. Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare, come al solito, vi ricordo di scaricare iAppZain, ovvero l'applicazione ufficiale di AppleZain.net, che attualmente è la più votata positivamente su App Store per le Apple News italiane, ma anche la più scaricata d'Italia. Ed è disponibile gratuitamente sia per iPhone che per iPad. E vi ricordo ragazzi di aggiungermi su Instagram, Mirko-Zain, dove ogni giorno do informazioni, spoiler, rumors, sconti, offerte sui prodotti Apple e molto molto altro. Ma bando alle ciance ragazzi, e beh, andiamo a fare l'unboxing di questo prodotto. Beh, prima di fare l'unboxing sono molto curioso e vi dico che aspettavo un caricatore del genere veramente da tantissimo tempo, perché io sfrutto molto spesso la ricarica wireless, ma la pecca della ricarica wireless è proprio il dover alzare sempre dalla basetta il vostro iPhone e poi chiaramente la carica si scollega per poi riprendere una volta ripoggiato sulla basetta. Questo evita proprio questo e sono curioso di vedere la forza magnetica e molto molto altro. Questa non è una recensione ma è un unboxing e andremo a vedere come funziona in modo basilare, magari forse più avanti nelle review di iPhone 12 Pro e anche 12 Pro Max, 12 Mini e iPhone 12, vi farò vedere come funziona più nello specifico, però andiamola ad aprire, no? Allora ragazzi, eccoci qui, sono sulla mia postazione ed andiamo a fare l'unboxing del MagSafe Charger, ovvero, ripeto, il primo alimentatore con ovviamente la ricarica wireless a induzione magnetica, ma proprio magnetica ragazzi. Ed infatti andiamo a spellicolare e andiamo a vedere com'è. Io non l'ho ancora visto, non l'ho ancora provato, quindi questa è la prima apparizione sulla mia postazione. Ed infatti ci sono manualetti di istruzione, confezione. Mettiamo tutto di lato e andiamo ad aprire proprio la confezione. Allora, pensavo fosse leggermente più leggera, invece è un po' più pesante del previsto, però va bene così. Allora, questo è l'alimentatore, che adesso è USB-C obbligatoriamente, e l'altra parte ovviamente è magnetica. E andiamo a sfondare questa confezione perché voglio subito provarlo. Vediamo qui come si apre. Come si apre? Mi sa che si deve spaccare la confezione. Ah no, si solleva e si tira fuori dal lato. Ok, Apple pensa proprio a tutto. Eccoci qua. Allora, metto tutto di lato. Questo è il nuovo caricatore MagSafe, signori. Allora, ve lo faccio vedere un po' più da vicino. Questa è la parte magnetica che va collegata su iPhone, mentre questa è la parte che va appoggiata sotto. Ed infatti andiamo subito a provarlo, ovviamente non per la ricarica, ma solo per vedere come funziona qui. Volevo farvi notare che l'aggancio è attaccato come fosse un normale cavo, quindi secondo me questo pezzettino si rovinerà tantissimo. Allora, andiamo a provare. Funziona solo con iPhone 12, 12 mini, 12 Pro e ovviamente iPhone 12 Pro Max nella funzione di ricarica magnetica, mentre per quanto riguarda la funzione di ricarica wireless normale funziona con tutti gli altri iPhone. Vediamo, vado a provare. Allora ragazzi, si è attaccato in un millesimo di secondo. Secondo me è durissima. Ok, pensavo fosse molto più debole. Vediamo se cade. Vediamo se dal cavo cade. Non cade, ragazzi. Cioè, guardate, lo sto smuovendo. Non cade. Che figo, ragazzi. Vediamo. Ok, si leva facilmente perché lo si tira dal filo in questo caso. Però una volta poggiato, cioè, si poggia da solo praticamente. Si poggia da solo, ragazzi. Fighissimo, guardate. Si poggia veramente da solo. Molto molto bello e molto funzionale. Mi sa che adesso inizierò ad usarlo e finalmente vedremo come funziona questo prodotto. Poi magari, ripeto, farò una review completa, ma c'è poco da dire. Tra l'altro, Apple consiglia di caricarlo proprio così. Cioè così, cioè sul tavolo, come fosse una basetta praticamente. Quindi cavo così, in sostanza, ok, così e via.
Comunque ragazzi, vi lascio qui sotto in descrizione il link per poter acquistare il MagSafe qualora lo voleste per i vostri nuovi iPhone del 2020. Io come al solito ragazzi vi saluto, vi ringrazio ovviamente per aver visto questo nuovo video. Come al solito arriviamo a 300 mi piace per il prossimo episodio. Iscrivetevi e commentate, ci vediamo al prossimo appuntamento. Sempre qui con Mirko per AppleZen.net e... ciao! Scarica anche tu iAppZen, ovvero l'applicazione più votata positivamente su App Store per le Apple News italiane e anche la più scaricata d'Italia. È disponibile su App Store gratuitamente, cerca iAppZen ed è disponibile anche per il tuo iPad. Vuoi sapere le ultime novità Apple in anteprima? Vuoi sapere cosa faccio nella vita privata? Seguimi su Instagram e non te ne pentirai! Grazie ad AppleZen.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon ed il link lo trovi qui sotto in descrizione o sotto al logo del nostro sito AppleZen.net.